Buongiorno dalla 43esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. La nostra quotidiana finestra sul Meeting oggi la apriamo da una delle mostre più visitate del Meeting di quest'anno. Si intitola Sub tutela Dei ed è dedicata alla figura di Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990, beatificato il 9 maggio 2021. Roberta Masotto, che ringraziamo, è una delle curatrici di questa mostra. A lei chiediamo innanzitutto come è nata l'idea di questa mostra. L'idea di questa mostra è nata in una maniera molto semplice. Uno dei miei amici curatori, che si chiama Guido, ha letto ancora nel 2019 un articolo dove venivano riportate delle frasi di Rosario Livatino che facevano capire come Rosario Livatino intendesse la professione di magistrato. Guido è rimasto colpitissimo da questo articolo e ha comunicato a noi amici questo suo stupore per questa figura che intuiva fosse straordinaria. E da lì è nato il desiderio di approfondire la conoscenza di questa figura finché siamo arrivati a creare una mostra per il Meeting. Una mostra che propone un percorso. È un percorso che innanzitutto vuole far conoscere questa figura straordinaria, come dicevo, perché è una figura che merita di essere conosciuta da tutti, qualunque professione svolgano, e ci indica il percorso che porta alla santità. La santità attraverso la testimonianza credibile di un cristiano che fa permeare tutta la sua vita dalla fede. Il percorso parte dalla rievocazione della morte di Rosario Livatino, ma si può dire che il cuore della mostra è la reliquia di quella camicia che Rosario Livatino indossava il giorno in cui è stato ucciso. Sì, diciamo che la camicia che troviamo alla fine del percorso è la camicia intrisa di sangue del giorno in cui Rosario Livatino è stato martirizzato. Questa camicia per noi è molto importante perché intanto ci dà la concretezza del martirio di Rosario Livatino e poi è il segno importante della sua presenza che è fra noi tuttora. Grazie a Roberta Masotto, che è una delle curatrici di questa mostra dedicata al magistrato Rosario Livatino. Ma vediamo che cosa di questa mostra, in particolare della figura di Rosario Livatino, maggiormente ha colpito i visitatori del Meeting. Al termine, la linea tornerà alla rete. Grazie per averci seguito. La cosa che maggiormente mi ha colpito della figura del magistrato è sicuramente il fatto che in una vita ordinaria e feriale, così come viene raccontata, si possa fare esperienza di una vita santa. Un giudice che umile, che dà, diciamo, l'idea di come fare giustizia. E, un uomo a cui dobbiamo ispirarci tutti. Come magistrato, soprattutto come magistrato, mi ha colpito che cosa la fede gli faceva vivere nel suo lavoro e quindi rispetto non solo per i colleghi e per i testimoni, ma anche per i giudicati, cioè i presunti colpevoli. L'essere giudice e l'essere cristiano in lui sono due cose unite, cioè non si possono scindere. Il fatto è, si vede soprattutto come appunto lui dice, il fatto di scegliere per il giudice diventa occasione di rapporto con Cristo.